Allora, questo è lo spazio in cui apriamo anche la possibilità di fare domande ai nostri esperti. Noi abbiamo oggi Maurizio Zancanaro, che è amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Bentornato, Zancanaro. Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Caprini. Allora, dottor Zancanaro, iniziamo un po' dalla visione che avete di questo mercato, ne abbiamo anche un po' già parlato nel corso della trasmissione. È un mercato che sembra molto resistente anche alle cattive notizie, che siano esse nuovi focolai di contagio, quelli che negli ultimi 10 giorni in fondo hanno spaventato di più i mercati, da quando Apple ha dovuto richiudere in 11 città diverse i suoi store, al fatto che in California, in Texas ci siano nuovi picchi di contagio, e d'altra parte anche le previsioni aggiornate del Fondo Monetario Internazionale che parlano di una crisi senza precedenti in America, meno 8% di PIL alla fine dell'anno. E tuttavia i mercati sostanzialmente tengono questi livelli, addirittura i tecnologici bruciano un record dopo l'altro. Per chi risparmia e guarda il proprio portafoglio, magari già pensando a quando andrà per qualche settimana in vacanza, se sarà possibile, che cosa significa tutto questo e che tipo di suggerimenti, di consigli state dando oggi? Allora, io in più interviste abbiamo sempre detto, anche prima e durante questo Covid-19, detto che la parte finanziaria sarebbe stata quella meno colpita. Cioè, cerco di essere più chiaro, abbiamo visto una discesa delle borse degli Stati Uniti, anche europee. La differenza è stata che, come tutte le volte, le borse degli Stati Uniti, US, si va giù ma si torna su a V direttamente per investimenti, politiche fiscali. Noi siamo stati molto più lenti. Siamo stati lenti, difatti abbiamo visto che le borse europee sono andate peggio di quelle, hanno recuperato molto, molto meno di quelle di quella statunitense. Perché? Ma perché sono i soliti motivi politici, motivi fiscali, e quindi ci leghiamo tutti, adesso poi ne parleremo dopo magari di BCE, recovery fund e altre cose. Io dividerei le due cose che abbiamo sempre detto, prima, durante e anche dopo il Covid. La parte finanziaria non ha risentito in modo importante, non risentirà al medio termine di questo Covid. È una discesa che abbiamo visto accadere in altre situazioni di mercato, anche più gravi di questo Covid, perché poi alla fine dobbiamo sempre riportare a una grande pandemia, una cosa esclusiva, ma una cosa unica in questi ultimi 70 anni, ma altre cose ce ne sono state. Quindi diciamo che la parte finanziaria tornerà, stiamo vedendo già c'era un recupero. Ricordiamoci che gli atti che verranno fatti la BCE con il TLTRO della scorsa settimana, atto storico, record, ricordiamoci quello del 2012 di Draghi che fu di 530 miliardi, questo è di stato di 1.310 miliardi, cui 200 sono italiani, a un tasso che è a meno 1 fino a un anno e quindi lo conosciamo bene. TLTRO sta T per target, questa volta deve essere la volta buona che questi finanziamenti, questi interventi vadano direttamente alle famiglie o alle imprese, come diceva anche il dottor Tamburi. Salto al recovery fund e poi vado su che cosa stiamo facendo, che non è niente di straordinario, stiamo facendo esattamente quello che facevamo prima, con più attenzione. Abbiamo capito che probabilmente tutta la struttura tecnologica in questi momenti serve. Devo dirvi, e lei mi conosce, lo capisce, un po' di anni, ritorno a dire che la tecnologia ci ha dato una grande mano, ma in questo momento non ha sostituito il rapporto, tant'è vero che abbiamo fatto molte video call, perché non ci si poteva vedere sì, ma non di persona, e quindi con i clienti. È stato un momento, io direi non drammatico, preoccupante, perché tutte le cose, poi anche le notizie, erano preoccupanti, ma di fatto i clienti, parlo della fascia private, hanno gli stessi bisogni e le necessità di prima, cioè conservare il patrimonio, non disperdere il patrimonio, cosa fare degli immobili, ma non sono domande completamente diverse. Le prime 2-3 settimane poi si è andato verso una sistemazione delle preoccupazioni. Ecco, dottor Zancanaro, quello che spaventa di più quel tipo di clienti e investitori risparmiatori è anche la volatilità. Voi vi aspettate un'estate ad alto tasso di volatilità, in cui vedremo anche delle sedute come quella di 10 giorni fa, in cui in una giornata sola Wall Street ha perso tra il 6 e il 7%, oppure ci siamo messi su un movimento laterale, come dite un po' tecnicamente, quindi nei prossimi mesi vedremo oscillazioni dentro comunque dei livelli che alcuni considerano potrebbero restare quelli che vediamo anche in questi giorni?
Allora, io, Tor Gabrini, dividerei allora quello che può succedere il 17-18 di luglio con Recovery Fund, la riunione. Questo può essere veramente uno spartiacque importante. Se non ci fosse, è epocale, no? Ricordiamoci che per la prima volta un esecutivo emetterebbe debito per i 27 paesi. Abbiamo avuto sempre la BEI che faceva investimenti mirati, ma non una cosa come questa. 500 miliardi a fondo perduto, 250 miliardi di prestiti da definire, mirati, voglio dire, è una cosa unica. Allora, per capire la volatilità, ma se nei prossimi mesi succederà qualcosa, bene, io mi fermerei, ecco, l'avete messo esattamente sulla slide. Allora, se non avviene qualcosa lì, o se succede come l'ultima riunione, niente di fatto, allora a quel punto lei vedrà la volatilità che diventa importante. Se no, abbiamo uso un termine molto pratico, abbiamo dei titoli in Europa a buon mercato, per cui vedrete che ci sarà una bella ripartenza dell'Europa, forse più importante che negli altri paesi, quindi molto legato a questa riunione. Questo è un punto molto importante, Zancanaro, quindi guardiamo bene quello che succede in Europa, perché in realtà se si trovasse coesione sufficiente attorno al Recovery Fund, che prefigura anche un nuovo salto, diciamo, importante dell'Europa politica in termini di integrazione, allora i mercati europei potrebbero in parte recuperare. Negli stessi giorni però, Zancanaro, usciranno anche le trimestrali, in particolare le trimestrali americane. Il mercato ha già scontato i numeri orribili che sicuramente vedremo e quindi di fatto non ci saranno grandi sorprese, oppure di fronte alla realtà ci sarà un po' un ritorno con i piedi per terra dal suo punto di vista? Allora, uno e l'altro, io non mi aspetto grandi novità perché il mercato ha già scontato tutte le trimestrali che usciranno, quindi direi non ci saranno stravolgimenti. Faccio un passo indietro, dottor Cabrini, ricordo anche che il prossimo semestre è un semestre tedesco europeo, quindi sicuramente Merkel ci tiene a che queste cose avvengano. E allora, se c'è la Merkel che ci tiene perché c'è il semestre tedesco, se da questa riunione viene fuori quello che voi avete proiettato e quello che ho detto, io non mi aspetto grandi movimenti. Allora mi aspetto di più, se tutto ciò avvenisse, un movimento che noi definiamo laterale, ma non certo una crescita forte della volatilità. È stato almeno molto chiaro. Io le voglio chiedere anche una battuta per quanto riguarda, abbiamo parlato dei mercati e delle borse, ma naturalmente nei portafogli degli italiani ci sono tante obbligazioni, c'è il settore del reddito fisso. Da questo punto di vista, che indicazioni state dando anche e che tipo di equilibri vedete in questo momento tra azioni e obbligazioni? Allora, io voglio essere sempre oltre controcorrente, ma vi dico che non c'è stata una grande variazione nei portafogli. Allora, noi sappiamo che gli obbligazionari, i corporate bond, sono un po' arrivati non alla fine, ma insomma hanno fatto la loro storia. Si cerca di fare selection sugli stock, allora si cerca di andare a essere molto molto selettivi, ma sull'azionario. È lì che trarremo i vantaggi migliori. Però le devo dire un'altra cosa, battuta finale, che è questa: non è cambiato l'atteggiamento dei paperoni sugli investimenti, mantenimento del portafoglio mobiliare, immobiliare, mantenimento del portafoglio globale, non è cambiato niente. Voglio dire, uso una frase che forse è un po' da in questa fase, in questi mesi, come in tutte le tragedie che sono avvenute nel mondo, io direi che i ricchi sono diventati più ricchi e il problema si è spostato sempre più in basso. Allora è aumentato questo gap sicuramente che abbiamo, però di fatto trattando molta liquidità, noi siamo seduti su una liquidità mai vista in gli ultimi 40 anni, quindi il problema adesso è utilizzare questi investimenti per determinate cose, lo diceva prima anche Tamburi, che questi soldi vadano direttamente alle imprese per poter sviluppare, perché per tenerli in banca e fare altre cose non servirebbe assolutamente a nessuno. E anche per ridurre queste disuguaglianze che oggettivamente dall'inizio di questa crisi tendono ad allargarsi, non solo per i motivi finanziari ma anche perché i più fragili lavorano in quei settori che sono i più colpiti, hanno bisogno di appoggio, perché sappiamo che dalla ristorazione al turismo fino a tutto il settore dei viaggi ci saranno problemi che dureranno a lungo. Quindi evitare che questa crisi economica diventi davvero una crisi sociale sarà la priorità. Io ringrazio ancora Maurizio Zancanaro, anche perché quello poi provoca instabilità di conseguenza, no Zancanaro? Assolutamente sì. Grazie ancora, direi Maurizio. Che...
Sì, sì, prego, prego, la lascio concludere. Buon lavoro, buon lavoro. A presto, ciao, Maurizio Zancanaro, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti.